1 milione di euro per l'aeroporto di Birgi. L'ARS ha approvato un emendamento a firma degli onorevoli Turano e Fazio per lo stanziamento di 1 milione di euro per il Vincenzo Florio. Tutti a Palermo, sit-in di protesta sabato dei sindacati CGIL e CISL e UIL. Dalla provincia di Trapani partiranno 12 pullman di lavoratori. Ed è sempre commissario maltese, continuano le riprese della fiction che andrà in onda il prossimo inverno su Rai 1. Trapani, protagonista delle 4 puntate ancora fino all'11 giugno. Pronti per il fashion show, fervono i preparativi a Torre Ligny, dove domani sera alle 19 si terrà l'evento della MAP Prestigiacomo Mode a sostegno dei progetti di Telefono Azzurro sul territorio. A Vercelli prova dura e Granata preparano la sfida di sabato. La Pallacanestro Trapani sabato sera alle 20.30 al Palaconad giocherà gara 3 dei play-off, commutata in sanzione pecuniaria alla squalifica di Filloi. Interrogazione di Sant'Angelo. Nella seconda edizione del TG torneremo a parlare dello sciopero indetto dagli avvocati di Trapani. Il senatore del Movimento 5 Stelle ha presentato un atto di sindacato ispettivo con carattere d'urgenza al ministro della Giustizia Orlando in merito alla mancata manutenzione del Palazzo di Giustizia di Trapani e alla carenza di personale, le due questioni che hanno spinto le toghe ad incrociare le braccia. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli, una piccolissima pausa, poi rientriamo in studio con tutte le notizie e gli approfondimenti. In arrivo dalla Regione 1 milione di euro per l'aeroporto di Birgi. L'ARS ha approvato un emendamento a firma degli onorevoli Turano e Fazio. Vediamo. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un finanziamento di 1 milione di euro a favore dell'AIRGES, la società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. L'emendamento presentato nell'ambito della discussione sulla cosiddetta mini finanziaria ha in calcio la firma degli onorevoli Girolamo Turano e Girolamo Fazio. Per l'onorevole Fazio viene confermata l'attenzione particolare per lo scalo trapanese e per il suo ruolo tra le infrastrutture della Sicilia occidentale. Il sostegno finanziario è stato assegnato nell'ottica di contenimento del disavanzo registrato dall'AIRGEST. Nel proporre l'emendamento, gli onorevoli Fazio e Turano hanno posto in rilievo anche le mutate condizioni in cui si è trovata ad operare l'AIRGEST dopo la soppressione della provincia regionale di Trapani, che era il principale socio pubblico della società aeroportuale, e l'ingresso della regione siciliana al suo posto. Fazio ha quindi evidenziato come il finanziamento rappresenti di fatto una boccata d'ossigeno per l'AIRGEST, che dovrà affrontare la sfida di traghettare lo scalo trapanese verso il sistema aeroportuale della Sicilia occidentale, con gli aeroporti di Palermo, Pantelleria e Lampedusa, per come indicato in passato dall'ENAC e più recentemente dalla pianificazione delle infrastrutture aeroportuali del governo. La conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Trapani ha stabilito di convocare per il prossimo 30 maggio una seduta straordinaria e aperta sulla situazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. La convocazione è arrivata dopo le dimissioni di Giovanni De Santis da consigliere delegato del Luglio Musicale. La seduta si aprirà alle 10. Nella stessa riunione la conferenza dei capigruppo ha stabilito le date della sessione ordinaria di lavori consiliari per il 16, 19 e 23 maggio alle ore 19. Slittato al 19 luglio il processo d'appello a carico del sindaco di Trapani per l'utilizzo improprio dell'auto blu dove era stato assolto in primo grado. Vediamo. Il prossimo luglio il primo cittadino trapanese dovrà affrontare il secondo grado di giudizio per il processo che lo ha visto imputato per l'utilizzo della vettura di servizio per fini non istituzionali. O almeno così sosteneva la Procura della Repubblica di Trapani con il PM Franco Belvisi, che, lette le motivazioni d'assoluzione, ha deciso di ricorrere in appello. E così, il giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, la prima sezione, presieduta dal dottore Garofalo, magistrato che è stato a suo tempo in forze proprio al Tribunale di Trapani, giudicherà in corte d'appello Vito Damiano. A sostenere in aula l'accusa sarà, per la Procura Generale, il sostituto Nico Gozzo. In primo grado, svolto con il rito abbreviato, i legali Gino Bosco e Massimo Pellicciotta del Foro di Milano avevano dimostrato l'insussistenza delle accuse, così da fare assolvere il primo cittadino con formula piena, tanto da fare decretare al giudice Antonio Cavasino l'articolo 530,1, che sancisce che il fatto non sussiste.
In pratica Damiano utilizzò l'auto blu comunale senza dolo alla collettività, sia per gli episodi contestati delle partite del Trapani Calcio che per quelle delle visite al suo barbiere di Valderice. L'area marina protetta Isole Egadi e il comando di polizia municipale del comune di Favignana hanno indetto un bando avviso di selezione pubblica per soli esami per la composizione di una graduatoria per l'assunzione stagionale con contratto a tempo determinato di 4 agenti di polizia municipale con compiti esclusivi di sorveglianza dell'area marina protetta categoria C, posizione economica C1. L'estratto di avviso del bando è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Favignana. Il servizio di polizia marittima effettuato con un gommone adibito a compiti di polizia giudiziaria sarà operativo nei 3 mesi estivi. Le vertenze del mondo del lavoro e le criticità del territorio trapanese saranno portate in piazza a Palermo sabato in occasione della manifestazione regionale organizzata da CGIL, CISL e UIL. Vediamo. Dalla provincia di Trapani partiranno 12 pullman per un totale di un migliaio di persone che si raduneranno a Palermo alle 9.30 in Piazza Marina, insieme con tutti gli altri manifestanti che giungeranno da tutta la regione. Il corteo poi attraverserà la città sino ad arrivare a Piazza Indipendenza, dove interverranno i lavoratori dei settori in crisi e per il comizio i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Sicilia, Michele Pagliaro, Mimmo Milazzo e Claudio Barone. I sindacati manifesteranno per dire al governo regionale che è ora di cambiare, servono nuove politiche per la crescita industriale, la stabilizzazione dei precari, il rilancio delle attività produttive, il potenziamento e l'integrazione dei servizi sociosanitari agli anziani, il welfare e il lavoro ai giovani, lo sbocco degli ammortizzatori sociali. Sabato parteciperemo numerose alla manifestazione regionale, affermano i segretari Filippo Cutrona, Daniela De Luca ed Eugenio Tumbarello, per dare un segnale al governo regionale e alla politica che in questi anni non sono stati in grado di arginare il crollo economico e sociale dei nostri territori, che hanno perso migliaia di occupati in tutti i settori e stanno continuando a subire una progressiva desertificazione produttiva. È giunto al secondo anno di attività il progetto Caulerpa Cilindracea Isole Egadi, frutto di una collaborazione tra l'area marina protetta Isole Egadi e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche dell'Università di Palermo. L'iniziativa, che si pone come obiettivo il monitoraggio della macroalga invasiva Caulerpa Cilindracea all'interno dell'area marina protetta, è rivolta a tutti i cittadini residenti e non, si concluderà a fine agosto. Per partecipare è sufficiente segnalare gli avvistamenti di Caulerpa Cilindracea con l'invio di dati e foto o attraverso sms, mail o alla pagina Facebook del progetto. Andiamo avanti con i servizi. A Trapani è sempre commissario maltese. Kimmy Rossi Stewart continuerà a girare la fiction ambientata negli anni 70 fino all'11 giugno. Ieri sera la chiesa delle anime sante del purgatorio è diventato un set cinematografico. Il servizio. 11 settimane di riprese, 80 addetti alla produzione, oltre agli attori protagonisti e le centinaia di comparse. La Palomar, società del noto produttore romano Carlo degli Esposti, diventata famosa con la serie Montalbano, ma anche con le produzioni Braccialetti Rossi e I Delitti del Barlume, da oltre un mese sta effettuando sul capoluogo le riprese della nuova serie TV per la RAI, dal titolo provvisorio Maltese, il romanzo del commissario, con la regia di Gianluca Tavarelli. La fiction è un poliziesco ambientato nel 1976 con protagonista Kimmy Rossi Stewart, che interpreta il dirigente di polizia. L'ambientazione è stata fatta quasi tutta a Trapani, anche con il contributo della ricerca dei luoghi di location di manager nostrani come Ivan Ferrandes, che già avevano collaborato in passato con altre produzioni nazionali impegnate sul territorio che accompagneranno la sceneggiatura ed iniziate già lo scorso autunno. Tutti i più belli e caratteristici luoghi di Trapani e zone limitrofe, in alcuni casi dove il tempo sembra essersi fermato, saranno quindi lo scenario delle 4 puntate che verranno trasmesse in prima serata nei canali RAI, presumibilmente verso novembre-dicembre. E ieri, in serata, è toccato alla Chiesa del Purgatorio essere la protagonista del set del commissario maltese, una scena suggestiva con i misteri della processione del Venerdì Santo in Bella Vista, con i ceri accesi per addobbo, fortemente voluti dal direttore della fotografia Marco Pieroni, uno dei massimi esperti del settore nel panorama nazionale.
Oggi si è passati nel centro cittadino con Palazzo Cavarretta a fare da set. Un impegno importante, dicevamo, tra le cose da sottolineare, oltre alla promozione del territorio ovviamente, l'indotto lasciato sul territorio ogni giorno. Infatti quotidianamente vengono impiegate una media di 50 persone del posto, tra comparse e manovalanza, oltre che una ricaduta economica importante tra strutture ricettive di ristorazione che sono state prenotate per mesi dalla produzione. Finito di girare il prossimo 11 giugno sarà il turno di Cinecittà per altre 2 settimane di interni per poi passare alla post-produzione. E finalmente il prossimo inverno Trapani sarà per 4 prime serate sugli schermi nazionali, promuovendo le sue bellezze naturali e architettoniche che speriamo, con il probabile successo della serie, possa invogliare altre produzioni a scegliere il nostro territorio, così come la Palomar nel ripetersi con la serie successiva che ha in serbo di fare per il commissario maltese. Il Comitato Cittadini per Erice, le associazioni Trapani per il Futuro e Leonardo X-Menes, i movimenti Progetto per Trapani, Uniti per la Sicilia, Erice che vogliamo, con la collaborazione del Comune di Erice, hanno indetto una giornata ecologica per domenica 8 maggio dalle ore 9.30 alle 13.30 per il ripristino delle aiuole di Piazza Pertini, ex Piazza Cesarò per intendersi. L'amministrazione comunale metterà a disposizione le attrezzature, le piante e alcuni dipendenti del settore tecnico manutentivo. Quest'ultimi affiancheranno nell'attività i volontari e tutti i cittadini che vorranno partecipare attivamente. I promotori dell'iniziativa hanno fatto sapere che analoghe iniziative saranno organizzate anche in altri spazi pubblici, non solo ad Erice ma anche a Trapani e in altri comuni limitrofi. E adesso ci spostiamo a Marsala, dove i docenti del liceo scientifico Pietro Ruggeri, a scuola di cinema e letteratura con Giovanna Taviani, direttrice del Salina Doc Fest. Vediamo. Un laboratorio di letteratura e cinema per i docenti del liceo scientifico Pietro Ruggeri di Marsala. È quello che tiene Giovanna Taviani, figlia di Vittorio Taviani e nipote di Pietro, che nel 2007 ha fondato nell'isola di Salina il Festival Internazionale del Documentario Narrativo Salina Doc Fest, di cui è direttrice e che presiederà nel mese di giugno. Saggista di cinema e letteratura, ha pubblicato diversi testi e nei mesi scorsi ha tenuto un seminario proprio a scuola per parlare della lettura del testo filmico previsto nel piano triennale dell'offerta formativa. Oggi l'abbiamo incontrata e intervistata proprio al liceo, diretto dalla preside Fiorella Florio. Ho cominciato grazie ai Palumbo Editore, che sono appunto questi editori Mosche Bianche di Palermo, che sono in primo piano rispetto all'editoria scolastica, insieme in collaborazione con questa scuola, liceo scientifico Ruggeri, veramente gli eroi della preside e degli insegnanti che hanno deciso di aggiornarsi col linguaggio cinematografico. Io vengo da un'esperienza accademica con Romano Luperini, mi sono occupata dei rapporti tra cinema e letteratura e stiamo portando nelle scuole appunto questo approccio nuovo alle materie tradizionali attraverso appunto lo studio del cinema. Una grande intuizione quella di questa scuola, chiamare Giovanna Taviani a parlare chiaramente di cinema. Intanto lei è impegnata anche nella direzione del Salina Doc Fest che si terrà a giugno, un altro impegno molto prestigioso. Sì, un impegno, un altro figlio. Il Salina Doc Fest compie 10 anni, è il festival del documentario narrativo. Io sono una documentarista, ci tengo molto appunto a ribadire l'importanza del documentario. Oggi vi ricordo soltanto che Fuoco a mare, che è il documentario di Gianfranco Rosi, ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino quest'anno e verrà a Salina dal 7 al 12 giugno. Inaugureremo con Fuoco a mare appunto la presenza di tutti i lampedusari, il medico, chi ha visto il film lo può sapere di che parlo, e facciamo questa 10ª edizione a Salina, un'edizione, un festival che nasce dalla voglia appunto di tornare a raccontare la realtà e di invitare in un'isola meravigliosa ma anche abbastanza difficile da vivere, per esempio per i giovani, e il nostro motto è isolani sì, isolati no, cioè isolani è bello, isolati no. Si terrà domani alle 10 presso il terzo circolo didattico Umberto di Savoia la consegna degli attestati relativa alla partecipazione alla Marcia della Pace a cui hanno preso parte gli alunni della Scuola Umberto lo scorso 13 gennaio. Saranno presenti tra gli altri il sindaco di Trapani Vito Damiano e il prefetto Leopoldo Falco.
Domenica nel litorale tra Bonagia e Lido Valderice, recentemente recuperato, si terrà la prima corsa lungomare Tonnara Lido. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale di Valderice in collaborazione con diverse associazioni e sigle. La passeggiata ludico-motore è aperta a tutte le categorie ed è gratuita. I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Tonnara, dove effettueranno le iscrizioni per poi proseguire con la gara o la passeggiata che si svolgerà lungo il litorale fino a Lido Valderice e ritorno. Al termine si terrà la premiazione con prodotti offerti da aziende locali e la degustazione di prodotti tipici. Fervono i preparativi a Torre Ligny, dove domani sera alle 19 si terrà l'evento fashion della MAP Prestigiacomo Mode a sostegno dei progetti di Telefono Azzurro sul territorio. Ascoltiamo l'intervista. L'idea nasce dal voler continuare a fare beneficenza. E questo è il vero motivo che 3 mesi fa mi ha spinto a rinnovare questo grande desiderio che c'è dentro di me e dentro tanta gente che insieme con me ha collaborato, in questo caso per Telefono Azzurro, sul territorio di Trapani. Ci sarà un défilé, la presentazione della collezione primavera-estate, ci saranno tutte modelle che si sono prestate volontariamente all'iniziativa, e ci saranno tante sorprese, ci saranno dei sorteggi, ci sarà un aperitivo, saremo tutti seduti, come potete notare c'è una passerella in continua evoluzione dalle 7 di stamattina. Non vorrei aggiungere altro, vi aspetto tutti qui. Telefono Azzurro come ha accolto questa iniziativa? Benissimo, Telefono Azzurro si sa, sebbene non ha bisogno di parole per essere descritto, comunque accoglie sempre di buon grado questi eventi come occasioni per diffondere e sensibilizzare la propria mission, no? La tutela dei diritti dei minori rispetto alle forme di violenza e abuso perpetrata nei loro confronti. Nel corso della serata non mancheranno momenti di intrattenimento e ci sarà anche la scuola Spazio Danza di Monica Montanti, che con le sue ballerine porterà l'arte su questa passerella. Sì, ho accolto con piacere l'invito di Aurora e anche ovviamente il Telefono Azzurro, perché la nostra scuola è sempre presente, come dice Aurora, quando è il momento di lavorare per la beneficenza. Le ragazze ovviamente porteranno, diciamo, un tocco artistico, sfileranno sulle punte con gli abiti della Prestigiacomo MAP e poi faranno delle piccolissime coreografie, per ciò che consente ovviamente una passerella destinata a un defilé di moda. Domani alle 20.30 negli spazi del centro diurno in via Triblia a Custonaci l'amministrazione comunale incontra i cittadini per informarli sull'attività fin qui svolta e in particolare sui progetti in cantiere a Cornino, centro balneare d'eccellenza. Interverranno il sindaco di Custonaci Giuseppe Bica, l'assessore Giovanni Noto, il professore Francesco D'Asaro e la dottoressa Roberta Calvo dell'Università degli Studi di Palermo, l'ingegner Gianluigi Pirrera dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica e l'ingegnere Agostino La Rosa, specializzato in opere marittime. E stasera alle 21 nella chiesa di Sant'Alberto a Trapani si terrà un concerto Piano Trasfigurato di Fabio Romano nell'ambito della 63esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica di Trapani. Un percorso che parte dal tardo romanticismo passando per una rielaborazione in chiave sognante, giocosa e ironica. Il concerto è organizzato in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italo-Tedesca di Trapani. E adesso pubblicità e poi le notizie sportive. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Inaugurata ieri pomeriggio a Piazza Lucatelli la nuova avventura trapanese Mandù. Nasce da una vecchia idea nella quale chi l'ha realizzata credeva e crede fortemente. Il nome nasce da un'attenta ricerca del termine, curiosità e gioia per il piacere di mangiare, manducare e quindi mandù. Utilizzo di materia prima di qualità per i pastellati dell'orto e di pesce, rigorosamente del nostro Mediterraneo. Ricerca del giusto equilibrio di aromi, leggerezza e soprattutto frittura del prodotto. Voglia di rilanciare quel gusto e quegli odori che molti ricordano fin da bambini. Insalate, caponate di pesce, tabulè e qualche dolce tipico, panini speciali aromatizzati allo zenzero, alla curcuma, pomodoro e ortica.
circa 25 tipologie di pastellati, di pesce e ortaggi sui quali si punta per il rilancio del gusto e della meravigliosa piazza Lucatelli, adornata da una vista mozzafiato di palazzi del XV e XVII secolo. Piazza in cui la generazione del proprietario Gaetano D'Alessandro è cresciuta, piazza in cui sono nati e cresciuti amori che ancora oggi resistono ed amicizie pure. Questo ha contribuito alla scelta della location. Mandù, ricordi, gusto ed emozioni. E adesso passiamo allo sport. Allenamento pomeridiano oggi per il Trapani, che si prepara alla sfida di sabato contro la Pro Vercelli. Il servizio. Risale al 28 dicembre del 2014 l'unico precedente di Pro Vercelli Trapani. Era l'ultima giornata del girone d'andata e i Granata furono sconfitti 1-0 con rete di Marchi alla mezz'ora. Fu il primo segnale della crisi del Trapani di Boscaglia, che sarebbe poi precipitato all'inizio del girone di ritorno. In piena era Cosmi, invece, l'ultima giornata di quello stesso campionato, il 2-1 sigillato dalle reti di due Granata che adesso sono altrove, Caldara e Curiale. All'andata di questa stagione fu invece 1-1, un pari ricco di recriminazioni, una di quelle rimonte subite che hanno fatto tanto arrabbiare Serse Cosmi, con il gol di Coronado nel primo tempo e la rete dei piemontesi di Beretta a meno di un quarto d'ora dal termine. Sabato giocheranno una di fronte all'altra, due squadre molto motivate da obiettivi diversi. Potrebbe essere decisivo l'approccio alla gara? Forse sì. Tornare anche da questa trasferta con un bottino di punti sarebbe fondamentale per gestire al meglio poi gli ultimi due impegni di stagione regolare. E oggi è il compleanno di mister Serse Cosmi, l'allenatore granata. Sul sito del Trapani ha voluto ringraziare per gli auguri ricevuti. Non poteva esserci compleanno migliore. Che meraviglia poter vivere la realtà degli anni coltivando contemporaneamente un sogno insieme al popolo granata. Queste le parole di ringraziamento da parte del tecnico del Trapani, mister Serse Cosmi. Intanto sono state ufficializzate le date dei play-off e dei play-out. I play-off partiranno il turno preliminare, partirà il 24 e il 25 maggio, quella sarà una gara unica, mentre seguiranno poi le semifinali, andata e ritorno, che si giocheranno il 28 e il 29 maggio, il 31 maggio e l'1 giugno. La finale, invece, sempre andata e ritorno, si giocherà il 5 e il 9 giugno. E adesso il basket. La Pallacanestro Trapani si allenerà di pomeriggio per preparare gara 3 contro Brescia, che si giocherà sabato sera alle 20:30 al Palaconat. Vediamo. La partita del dentro fuori. Dopo le due sconfitte a Brescia, se la squadra di coach Diana dovesse vincere anche sabato al Palaconad, i Granata dovrebbero dire addio ai sogni di gloria. L'unica speranza è infatti vincere gara 3 e portare la serie avanti, con gara 4 che si giocherebbe sempre a Trapani lunedì sera e a gara 5 a Brescia giovedì, il 12 maggio. Insomma, l'ora X sta arrivando, almeno con una buona notizia. Sarà a disposizione di coach Ducarello Capitan Filloi. Il capitano era stato espulso a causa di una reazione alla gomitata impunita di Mossa ai danni di Chessa. Si era temuto il peggio, ma per lui inflitta solo una giornata di stop che è stata tramutata in sanzione pecuniaria. Insomma, è chiaro che già di per sé i play-off non sono partite come le altre dal punto di vista emotivo. Si gioca anche di nervi e di esperienza. Speriamo che sabato a prevalere siano i nostri. Domani lo Juventus Club Doc Gaetano Scirea di Marsala ospiterà il campione del mondo di Spagna 82 Claudio Gentile, il campione che ha segnato un'epoca scrivendo pagine importanti del calcio italiano internazionale. Incontrerà tifosi e simpatizzanti presso il Cinema Golden alle ore 18, dove sarà presentato il suo recentissimo libro dal titolo E sono stato gentile. Presenzeranno tra le due più prestigiose firme del panorama giornalistico sportivo italiano Alberto Cerruti e Salvatore Lopresti. È ad ingresso libero. Leo Vona del Triathlon Team Trapani ha partecipato allo sprint di Andorra che si è svolto in Liguria. 750 metri nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa con 900 partecipanti. Vona ha ottenuto il quarto posto di categoria col tempo di 1 ora 23 minuti e 33 secondi. Da segnalare anche l'esordio in maratonina a Marsala per l'atleta ipovedente Maurizio Romeo, che con la guida Peppe Latorre ha concluso il percorso in 1 ora e 38 minuti.
Chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20.30 e alle 23 andrà in onda Agorà. Ospiti di Wally Camareri saranno i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Vincenzo Florio di Erice, reduci dalla vittoria del primo talent culinario di Monte dei Paschi di Siena, l'MPS Cooking Factor. Mentre alle 21.30, a mezzanotte e un quarto, andrà in onda Babele le grandi storie. Ospite del dottor Enzo Tartamella sarà il nostro direttore Rocco Giacomazzi. Con questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, ma fra pochissimo ritorniamo in diretta con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.